Siamo finalmente riusciti ad incontrare in questo coinvolgimento totale di nuovo il presidente di Jarry Italia, il dottor Maver. Dottore, c'è stato un coinvolgimento, devo dire, non dico inaspettato perché il prodotto è davvero davvero interessante, ma quali sono le peculiarità di questo nuovo lancio? Questa è la quinta versione della Discovery. La Discovery è una vettura che ha fatto un po' la storia dell'automobile, rappresentando l'emblema del marchio Land Rover per il suo spirito d'avventura, dei viaggi, la capacità funzionale di accogliere tante persone, tanti bagagli, insomma di rispondere un po' a tutte le esigenze di questo tipo di cliente. Oggi questa vettura rinasce con lo stesso DNA delle versioni precedenti, ma con in più un telaio in alluminio che è lo stesso delle sue sorelle Range Rover Sport, ed è un telaio che consente di risparmiare 480 kg di peso, quindi la vettura è molto più leggera. Ha anche un design molto più contemporaneo, molto più appetibile e quindi interessa un pubblico più vasto. E infine monta per la prima volta un nuovo motore, che è il motore Ingenium 4 cilindri. È un motore costruito da Jaguar Land Rover all'interno delle proprie fabbriche. E nella versione che viene montata su questa vettura è di 240 cavalli, un 2000, 4 cilindri, 240 cavalli, quindi estremamente potente. Ecco, la combinazione di queste cose, telaio leggero, nuovo motore leggero ma potente, rende questa macchina estremamente performante. Per esempio, l'accelerazione da 0 a 100 migliora di un secondo, ma allo stesso tempo i consumi migliorano di più del 20%. Quindi è sicuramente un grosso salto in avanti per questa novità. Ringraziamo Daniele Maver, presidente di Jaguar Italia. Grazie, dottore, buonasera. Grazie.